E oggi, signori, va così. Era normale, immaginavo di dover caricare un altro video sul canale per questa sera. Mi immaginavo un altro contenuto, devo dirvi la verità, però dobbiamo raccontare quello che sta accadendo, che sta succedendo, perché la giornata di oggi è stata super accesa e super animata. Intanto c'è la risposta di Massimiliano Allegri alle accuse di Guido Vaciago di questa mattina, l'articolo di Tuttosport che abbiamo letto, che vi ho lasciato nella descrizione del video. E Allegri dice che non è stato così, non è come è stata la ricostruzione di Vaciago, dice che è stata una discussione animata 3-2 con uno scambio di insulti e quindi non è stato Allegri a puntualizzare, puntare il dito, spintonare, offendere, ma sono stati entrambi a fare la stessa cosa. E anche qui abbiamo la risposta di Tuttosport. Lo stesso Facciago dice: ma come? Mi stai dando del falso? Mi stai dicendo che sono un bugiardo? È andata così, ci sono i testimoni, dipendenti Juve, polizia, steward, responsabili della Lega Serie A. È andata come ho descritto io e se avevo cercato anche di ridurre al minimo questo episodio, ecco, questa cosa invece mi dà ancora più fastidio. Quindi, signori, io credo che adesso uno dei due, una delle due parti dovrà cercare per forza di cosa di sbugiardare quell'altro, perché qui stiamo parlando di credibilità delle persone. Quindi viene difficile e complicato immaginare che possa finire qui, terminare qui in questa maniera. Allegri che, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe anche distrutto del materiale legato alla scenografia, quindi luci e altre cose, e la Juventus sarebbe dimostrata imbarazzata nei confronti di questo comportamento di Allegri, si sarebbe scusata con tutti gli interessati e si sarebbe anche dimostrata disponibile a rimborsare i danni di questa distruzione da parte dell'allenatore. È una situazione complicata, è una situazione complicata e che in questo momento la Juventus sta cercando di valutare internamente con gli avvocati. Non ci sarà un comunicato di esonero nella giornata di oggi, non è nemmeno scontato però che si arrivi a l'ultima giornata di campionato e quindi il 26 di maggio in quel Juventus Monza che doveva essere l'ultima giornata dell'Allegri bis, ma Allegri potrebbe aver giocato, disputato, vissuto l'ultima panchina da allenatore della Juve proprio a Roma in questa finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Io dico una cosa veramente brutta è non aver festeggiato oggi. Cioè ieri sera all'una io vi carico quel video in cui vi dico: ragazzi, io sono felice, sollevato, tranquillo, sereno, abbiamo vinto, per me è necessario cambiare allenatore al termine della stagione, abbiamo qualificato, ottenuto la qualificazione in Champions League, vinto la Coppa Italia, le prossime due partite saranno partite, tra virgolette, inutili per quelli che sono i risultati raggiungibili della Juve, due partite che andremo sicuramente a commentare, a vivere insieme per gli ultimi 180 minuti di stagione, ma in 10 giorni la Juventus arriverà a formulare una nuova possibilità legata al futuro della panchina. Ero sereno, tranquillo, volevo solamente vivermi la vittoria e festeggiare questa vittoria di Coppa Italia che non mi aspettavo e quindi è ancora più bella e me la sono goduta ancora di più. Fino a quando questa notte poi sono arrivate le parole legate alla diatriba, alla discussione, chiamatela come volete, tra appunto Allegri e alcune persone presenti all'interno dello stadio. È ovvio che poi per quello che è successo, per la gravità di quello che è accaduto, per quelle che saranno le contromisure della Juventus, diventa un argomento mediatico d'impatto e bisogna, è necessario parare questa roba qui. Anche se volevi tenertene alla larga, anche se volevi semplicemente parlare della coppa, della partita preparata bene da Allegri, abbiamo parlato nelle pagelle, per me Allegri ha preparato la partita da 7 in pagella nella gara di ieri sera, se dobbiamo limitarci alla gara di ieri sera. Ed è brutto anche sempre dover rincorrere quello che invece è l'extracampo, rincorrere sempre queste voci che continuano ad arrivare, queste azioni, commentare, lui ha detto, lui ha fatto, eppure quando sei l'allenatore della Juventus e compi certe azioni o pronunci certe frasi, sai per certo che poi la cassa di risonanza è talmente ampia che diventerà il trend topic, l'argomento di discussione. E sinceramente mi dispiace. Perché Allegri era veramente a tanto così da dire: sai cosa? Posso anche uscirne nella maniera più dignitosa possibile. Perché se è vero che mi hanno chiesto la Coppa Italia vinta e la qualificazione Champions come obiettivi, e questa è una cosa che Allegri ci ha ripetuto tutto l'anno, li ho ottenuti.
basta aspettare altri 10 giorni. Invece Allegri si è voluto proprio togliere i sassolini dalle scarpe, ha voluto cercare di farla pagare a quelli che secondo lui l'hanno trattato male in questi mesi. E qui entra in gioco, secondo me, uno scambio di visioni che non può essere, non può andare in un'unica via, perché non c'è una parte che è immacolata. Intendiamoci da questo punto di vista. E per dimostrarlo vi leggo un tweet che ho scritto il 12 marzo 2024 in risposta ad una prima pagina di Tutto Sport che titolava "Pazienza infinita con Lin tra parentesi". Avevo fatto anche il video qui su YouTube, se andate a vedere i video del 12 di marzo vado a parlare anche di questa cosa, mi pare, vado a memoria, dovrebbe esserci in copertina proprio quel "Pazienza infinita con Lin tra parentesi". E dico: da ieri la linea di Tutto Sport mi pare decisamente più severa nei confronti di Allegri e non posso credere che sia un caso da un giorno all'altro. Vediamo cosa si muove nei prossimi giorni. Ora, fermo restando che Tutto Sport è sempre stato un giornale molto vicino alla Juventus e molto vicino ad Allegri, anche gli editoriali del direttor Vacciago sono sempre stati editoriali di pieno rispetto nei confronti di Max, da qualche mese, da circa 3 mesi, si vedeva comunque una critica un po' più spinta da parte di Tutto Sport. E allora si stupisce di questa cosa qui e di questo possibile battibecco con Vacciago solo chi probabilmente non aveva letto tutta la situazione, non aveva ben chiara tutta la situazione. Poi quello che è successo, come è successo, credo che sia stato una sorpresa per tutti, anche per Vacciago stesso, ma sicuramente Tutto Sport aveva cambiato un po' la linea editoriale. E allora dico, e vado a leggervi un po' di pensieri sparsi che ho scritto su X proprio negli ultimi minuti, che sono dell'idea che un giornale come Tutto Sport, che viene venduto ai tifosi della Juventus e ai tifosi del Torino, ma soprattutto ai tifosi della Juventus, no? È un giornale filo juventino, quindi un giornale che da sempre è vicino alla vigente della Juve, cerca di avere questo supporto anche estremo nei confronti dell'allenatore. Però poi, quando arrivi dai risultati degli ultimi 3 mesi, anche se questo avveniva davvero all'inizio o giù di lì del momento negativo della Juventus, si abbia poi il diritto a criticare quello che sta succedendo, perché se la linea editoriale di Tutto Sport era ok, la Juve sta comunque conquistando punti e va bene così, anche se le prestazioni, il divertimento, il gioco, la valorizzazione, tutte robe che lasciamo fuori, a noi ci va bene così e quindi questa è la nostra linea editoriale, perché a noi ci va bene che comunque la Juve abbia fatto quei punti. Quando la Juve smette di fare quei punti, io credo che una linea editoriale possa cambiare. Poi, non fingiamo stupore nelle parole di Allegri, perché Allegri dice fate le marchettate alla società. Ecco, non fingiamo stupore da questo punto di vista. Le società parlano con i giornalisti, ok? Quindi Tutto Sport sarà sicuramente in stretto contatto anche con dei dirigenti della Juventus, e probabilmente da marzo in avanti, ma secondo me anche da un po' prima, la Juve non era più interessata a tutelare Allegri. E quindi questo cambio repentino di narrazione, forse, o di linea editoriale di Tutto Sport, per me è dettato da due cose. Il supporto della Juventus ad Allegri era terminato, e quindi cambia la linea editoriale, e i risultati non erano più idonei per giustificare anche quello che poteva essere l'opinione banalmente dei giornalisti nei confronti di Allegri. Credo che però si intreccino queste due cose, cioè guardiamoci negli occhi e raccontiamoci la verità, non raccontiamoci una storiella, una barzelletta, una favola. Molto probabilmente la Juventus ha deciso a gennaio di esonerare Allegri e proprio in quel momento inizia la crisi della Juve sul campo, quindi io credo che fino ad oggi si siano trascinati all'interno di questo ambiente frizzantino, possiamo definirlo frizzantino con tutto quello che è accaduto ieri tra Allegri e anche la dirigenza. Siete stati stupiti di vedere Allegri e Giuntoli che bisticciavano? Ragazzi, allora cadete dal pero, perché era palese questa roba qui, era palese. Poi io credo che le ragioni vere e proprie le sappiano soltanto i diretti interessati del perché io mi sono arrabbiato, perché loro si sono arrabbiati. Ovviamente parlo di Allegri e della società. Noi possiamo avere una posizione, e ogni posizione è legittima, ma sicuramente non abbiamo un quadro generale della situazione. Provo a tradurvelo con un pelo di malizia, ok? Nel momento in cui
la Juventus ha informato gli organi di stampa dicendo: ragazzi, noi l'anno prossimo non avremo più Allegri in panchina. E fidatevi che questa cosa sarà accaduta per certo, perché è davvero mesi che qui sul canale continuo a dirvi: fino a che non c'è il comunicato d'accordo, ma rispetto all'anno scorso, quando si parlava di sensazioni legate al campo, robe del genere, e c'era il silenzio dei giornalisti, adesso si va tutti in quella direzione lì. Anche quelli che hanno sempre supportato Allegri vanno in quella direzione lì. E quindi in quel momento lì bisognava scegliere: da che parte sto? Dalla parte di Giuntoli, quindi la società, o dalla parte di Allegri, quindi l'allenatore? E abbiamo visto in quel momento, in quell'istante in cui la Juventus ha comunicato che Allegri non sarebbe più stato allenatore, chi è rimasto filo Allegri e chi è rimasto filo società, quindi Juventus. E Tutto Sport palesemente ha preso la direzione legata alla Juventus. Questa cosa probabilmente ad Allegri non è andata giù. Non è andata giù, anche perché io credo che tra Allegri e Vaciago ci sia sempre stato un rapporto di stima reciproca, forse anche di amicizia, non lo so, non ne ho idea. Però leggendo tante volte gli editoriali di Vaciago non mi sono trovato in accordo con quella che era l'analisi. E tante volte mi sono domandato perché, e poi mi sono dato una risposta: perché va bene tutto, però poi sappiamo come funzionano queste cose. Sappiamo cosa c'è dietro anche tante volte l'opinione dei giornalisti. Più che le notizie, l'opinionismo. Sappiamo quanto spostano queste cose. Non prendiamoci in giro, siamo su un canale YouTube. Se snobbiamo il lato comunicativo abbiamo sbagliato tutto, possiamo chiudere tutto, baracche e burattini. Nessuno dovrebbe più guardare contenuti se si sottovaluta il lato comunicativo. E qui non stiamo mica parlando di campo, di sport, di risultati, di modulo, di rendimento, di trofei, niente. Stiamo parlando di politica. Questa è politica applicata al calcio, e la politica, ragazzi, muove il mondo. Poi, se volete sapere la mia opinione al termine di questa tiritera, vi dico che per me ci sono errori da una parte e dall'altra, e sono errori anche gravi, sono errori anche gravi, perché da una parte ci sono delle frecciatine di Allegri che iniziano con il Napoli, il pre-Napoli, dirette di Allegri, non so se ve le ricordate in conferenza stampa. E secondo me ce ne sono anche di indirette, lo stesso Branchini, tanti giornali e giornalisti amici di Allegri hanno scritto prime pagine, pezzi editoriali in televisione, hanno raccontato cose che molto probabilmente, mi assumo questa responsabilità, molto probabilmente erano state cose consigliate da parte di Allegri, perché poi tante volte le ritrovavamo nelle stesse parole di Allegri, non ultimo la prima pagina del Corriere dello Sport che l'altro giorno parlava di tesoretto. Allegri dopo qualche ora ha parlato di tesoretto piuttosto che di trofeo. È una coincidenza, ragazzi, se viviamo nel mondo in cui gli alberi producono lecca lecca, allora forse sì, ma le caramelle non crescono sugli alberi, sugli alberi crescono le foglie. Cioè, sappiamo in che realtà viviamo, sappiamo gli interessi che ci sono dietro a queste cose, lo sappiamo, e lo sfogo di Allegri rivelato da Vaciago è basato tutta su questa roba qui, tutto su questa roba qui, interamente. E allora quelle frecciatine per mettere in cattiva luce i dirigenti, secondo me devono aver dato tanto fastidio alla società Juventus, lo stesso fastidio che sta probabilmente provando in questo momento qua, con tutto quello che è accaduto, e non solo i dirigenti, forse anche la proprietà Juventus per quello che è accaduto, perché poi c'è di mezzo il nome della società. Allegri rappresenta la Juventus a tutti gli effetti, non prendiamoci in giro, un tesserato, ed è un tesserato d'élite della Juventus. Però la dirigenza c'ha delle colpe, e io ve l'ho sempre detta questa cosa. Io lato Allegri lo posso pure capire che questo vuole sapere qualcosa sul suo futuro, e loro stanno zitti. Vanno in televisione, è bello, è bravo, è buono, è simpatico, lo rinnovate, ma non adesso, poi ne parliamo alla fine dell'anno. La Juventus non ha deciso oggi di esonerare Allegri, non ha deciso ieri, ha deciso molto probabilmente a gennaio, quando è iniziato tutto questo caos legato ai risultati della Juve. Ripeto, non prendiamoci in giro, con un minimo di logica, dopo tutto quello che sta venendo fuori, viene palese pensare che sia andata così. E allora io potevo anche capire che Allegri, dal punto di vista professionale, dicesse: ma scusa, ma l'anno prossimo io che cosa faccio? Ma anche dal punto di vista umano, perché vai a confermarmi e poi invece magari mi sparli dietro, o non mi caghi, non mi calcoli, non mi consideri che io vorrei sapere il mio futuro? Cioè, questa cosa è una cosa da non sottovalutare. Non è che se Giuntoli pensa
che cacciare Allegri sia la cosa migliore per la Juventus, allora io devo dare sempre ragione a Giuntoli perché anch'io cambierei allenatore. Non funziona così. Vanno prese tutte le sfumature. Tutte le sfumature. Quindi io capisco perché Allegri possa essersi arrabbiato a un certo punto. Poi è condannabile il modo, perché non è il modo mai, non è il modo mai di reagire se sei allenatore della Juventus. Mai. Però la società doveva fare una cosa molto molto semplice. Quando la Juve pareggia 0-0 con il Genoa, doveva far uscire un comunicato in cui diceva che o esonerava Allegri e la stagione la finiva un altro, un traghettatore, oppure che Allegri rimaneva in panchina fino all'ultima giornata, ma che poi l'anno prossimo l'allenatore sarebbe stato un altro, in modo da responsabilizzare i calciatori, togliere questo parafulmine legato ad Allegri, che è la causa e il motivo principale per cui tutto questo è iniziato. Ripeto, no, guardiamoci negli occhi, guardiamoci negli occhi e cerchiamo di capire la situazione che sta vivendo la Juventus, ed è questa qui, ormai è chiaro che sia questa qui. Responsabilizzare i calciatori, far finire la stagione ad Allegri e così tutti erano a posto. E invece no, si è scelta una strada forse un po' più prudente, cauta, non lo so, per me sbagliata. Per me sbagliata, perché quella giusta era veramente parlare lì e togliere tutti gli alibi e togliere tutte le tossine e le tensioni. È il segreto di Pulcinella. Invece non si è fatto altro che contribuire a creare un clima sempre più pesante, sempre più teso, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Nessuno ha voluto fare la prima mossa e ormai la frittata era fatta. Quindi Allegri ha tante colpe, e qui non stiamo parlando colpe sportive, allenatore, eccetera eccetera, colpe di gestione, perché ripeto, Allegri avrebbe dovuto godersi una finale che ha conquistato, e anche bene per me, perché il percorso in Coppa Italia della Juve, eccezione fatta per la Lazio che non mi è piaciuta, poi sì, la Coppa Italia è una competizione un po' particolare, giochi in casa una partita secca contro due squadre scarse, poi il ritorno delle semifinali contro una squadra un po' più forte. La finale per me è meritatissima. Allegri doveva godersi quello che era l'ultimo ballo della Juve, e per me ci sta anche la protesta nei confronti dell'arbitro. Ecco un'altra roba che non mi è piaciuta lato Giuntoli, è questa. Giuntoli che qualche settimana fa va in conferenza stampa e parla di decisioni arbitrali avverse, no? Ecco, quando fai eravamo a 13 punti in 13 partite, non puoi parlare di decisioni arbitrali, devi parlare di altro. È ovvio che se ci sono degli episodi scandalosi specifici è giusto dirlo, ma lo dici sul momento, non dopo 12-13 punti in 12-13 partite vai ai microfoni e ne parli così. Quindi per me ieri sera la protesta di Allegri nei confronti dell'arbitro è stata pure giusta. E lì c'era tutto il carico della partita, della tensione, la finale, quello che volete. Però poi, secondo me, va vivisezionato. Allegri ha delle colpe evidenti, ragazzi. Cioè, se qualcuno qua non ammette che Allegri si sia comportato nella maniera sbagliata, mi dispiace, non potremo mai essere d'accordo, perché la violenza verbale, la violenza fisica, se sei una figura di spicco di questo livello, responsabilità ne hai tantissime. Ne hai tantissime e le devi seguire, quindi è impossibile dire, secondo me, mia visione, Allegri ha fatto bene, Allegri doveva picchiarlo, Allegri di qua, Allegri di là. Ecco, un'altra cosa sulla quale non sono d'accordo è che la società abbia lasciato Allegri da solo per 3 anni. No, falso, fake, non è vero, non è così. Non è così, perché questa società, Allegri, probabilmente già quest'estate gli aveva detto, sì Max, però sappi che non siamo quelli che ti hanno preso, abbiamo altre idee, tra cui inserire Giuntoli. Quindi poi dovrai convincere Giuntoli, ma Giuntoli non è stato convinto da Allegri. Quindi Allegri sapeva benissimo, nel momento in cui si dimette il CDA dopo un anno e mezzo, che non era più la Juventus che l'aveva scelto. Ma questa è una cosa che ci raccontiamo da oltre un anno. Quando l'anno scorso dicevamo, ma com'è possibile che rimanga un allenatore in una società e la società non ha scelto quell'allenatore perché è cambiata la società? Ma è normale che sia così. È normale che poi ci siano delle incongruenze, delle differenze di visioni. E qui hanno sbagliato tutti. E qui hanno sbagliato tutti. E la cosa che mi dispiace è che è un errore veramente evitabilissimo, è un errore comunicativo, è un errore probabilmente di imprudenza, ma è un errore che nasce dall'alto. Perché ve lo ricorderete che post Genoa vi dissi, attenzione, dentro la Juventus ci sono tante correnti di pensiero, tutti orientati nella sostituzione di Allegri a fine anno. In questo momento qui qualcuno voleva esonerarlo, qualcuno voleva far uscire il comunicato in cui annunciavano l'esonero poi a fine anno, ma Scanavino riteneva non adatto il momento,
e voleva portare avanti questa cosa qui e farlo uscire poi in un secondo momento. Ecco, dal punto di vista sportivo decide Giuntoli ed è il capo e il leader di questa roba qui. Dal punto di vista comunicativo, secondo me, bisognerebbe migliorare ancora tanto. Secondo me, è l'ennesimo secondo me di questo video, ma sono doverosissimi dato che stiamo parlando di argomenti scottanti. Né la Juve né Allegri da questa roba ne escono bene, ne escono puliti, assolutamente no. E mi dispiace invece per Vaciago. Mi dispiace per Vaciago perché magari ieri sera si è preso anche delle brutte parole, si è preso anche delle cose che non si aspettava e oggi gli viene pure dato del bugiardo quando semplicemente ha riportato, molto probabilmente, dato che, ripeto, ha detto ci sono dei testimoni, questi testimoni ha fatto nome e cognomi, non pizze e fichi, sono testimoni di un certo impatto, e se la Juventus si sta muovendo per analizzare la situazione di Allegri è perché la Juventus non ritiene idoneo e adeguato quello che è accaduto ieri, probabilmente dopo aver ascoltato anche la versione dei testimoni. Ragazzi, è una situazione complicatissima, mi perdonerete per questo ennesimo video della giornata, ma era doveroso perché secondo me da questa cosa abbiamo tutti da imparare. Tutti intendo, beh, anche noi, sì, anche noi qualcosa, ma noi dobbiamo sempre imparare, però anche proprio a livello societario, ecco, perché Allegri uscirà dalla Juve, ma poi la società rimarrà, qualcuno mi scriverà, ma quale società? Non c'è la società, ragazzi, la Juventus l'anno scorso si è mossa da questo punto di vista, ha ricreato una società sportiva, sappiamo bene come è orientata, vi piace, non vi piace, quello è un altro discorso, io in giunto dal punto di vista sportivo ho piena fiducia. Dal punto di vista comunicativo, secondo me, la Juventus si poteva e si doveva muovere decisamente meglio. L'ho già detto in passato, lo ribadisco oggi con forza, perché quello che è successo era evitabile, sia da parte di Allegri, sia da parte della Juventus. Ciao e forza Juve. Torneremo a parlare di calcio, perché il giorno dopo una vittoria in una coppa, dopo che non vincevi da anni, abbiamo parlato quasi esclusivamente di cose extracampo, con le pagelle in mezzo, che meno male, hanno tirato un po' su il morale a tutti quelli che volevano parlare di un pallone che rotola. Ciao ragazzi.